Eccoci qui, oggi sperimentiamo un semplice effetto grunge per dare un aspetto consumato, rovinato, datato dal tempo alle nostre immagini. Tutto quello che dobbiamo fare è partire da un livello di sfondo che duplichiamo con la nota combinazione di tasti Ctrl J o Command J se lavorate su Mac, creiamo subito un livello vuoto sopra il livello di sfondo che riempiamo con una secchiata di colore bianco. Anche se non ne vedete gli effetti, poi capirete perché. E sul livello duplicato applichiamo subito una maschera di livello cliccando sul pulsantino del pannello livelli. Dopodiché preleviamo il nostro pennello con il colore di primo piano nero. Scegliamo un pennello col tipico effetto carboncino presente tra quelli di default di Photoshop e facendo apparire il pannello dei pennelli, che si apre anche premendo il tasto F5, selezioniamo la voce dinamica forme. A questo punto possiamo anche giocare sulla variazione di dimensione, sul diametro minimo e via dicendo, a secondo dell'effetto che poi vogliamo sperimentare. Se avete una tavoletta grafica potete lasciare attivato il controllo pressione penna, che rimane sempre molto molto comodo. A questo punto possiamo chiudere il pannello dei pennelli e cominciare a spennellare in maniera del tutto arbitraria, in maniera del tutto creativa, come più ci viene, come più ci pare e piace, per dare un effetto un po' frastagliato, un po' rovinato alla nostra mascheratura. L'ultimo passaggio che possiamo fare è quello di creare un livello di regolazione bianco e nero al quale applichiamo una tinta in modo tale da enfatizzare questo effetto ingiallito, invecchiato, potendo sempre comunque lavorare sulla parametrizzazione di ognuno di questi valori cromatici presenti nella foto e dare così un ultimo tocco che possiamo completare selezionando il livello della foto in cui c'è anche la maschera, andando sulla voce filtro, disturbo, aggiungi disturbo per dare un'ulteriore grana, un'ulteriore pastosità alla foto per enfatizzare questo effetto di invecchiamento. Ricordatevi di lasciare selezionata la voce distribuzione gaussiana. A questo punto possiamo completare e eventualmente ritoccare la nostra composizione dando qualche ulteriore pennellata sulla nostra maschera di livello, semplicemente abbassando l'opacità del nostro pennello per dare qualche effettino ulteriore che dia la sensazione di sbiadimento giusto qui e lì.